Only Crabs, Peach tutti ragazzi, io sono Mezzebossa e sono tornato con il 27esimo episodio del Mi Segui del Flu su Pokémon Bianco. Lo so ragazzi, ultimamente sto facendo i video un po' prima del solito, ma si parla più che altro di massimo mezz'ora, solamente perché dopo, nel lasso di tempo tra la fine di questo video e quando lo metto a renderizzare per andare a cenare, di solito faccio altre cose che vorrei fare il prima possibile, quindi preferisco prima fare il video e poi essere tranquillo e fare queste cose. Lo so ragazzi, è un po' complicato da spiegare, ma fidatevi. Comunque, in questo episodio esplorerò tutta quanta Mistralopoli, che ho visto essere molto corta, molto piccola, non corta magari. Ho dato una veloce occhiata su Pokémon Central Wiki e sfideremo la palestra. Direi di cominciare a parlare con tutte quante le persone di Mistralopoli. Rocce, pietre, sassolini, i minerali mi fanno impazzire. Non riesco a metterci una pietra sopra. Ah, la battuta! Insomma, se si tratta di comprare i minerali non vado a spese. Hai dei minerali capaci di farmi restare di sasso per la loro bellezza? Ma io non capisco che minerali intenda lui. Non penso alla pietra dura, non saprei ragazzi. Minerali, ma che minerali intende lui? I cocci, giusto. Ma io non ho cocci. Mi pare che lui intendesse i cocci. No, non ne ho neanche uno, giusto? Neanche uno. No, perché questi sono in ordine alfabetico. No, non ne ho neanche uno. Provo a dargli la pietra lunare ragazzi, tanto ne ho due e non mi serve a niente. Per tutti i ciottoli del mio giardino. Incredibile, è lo strumento pietra lunare. 3000. Cavolo. Sì, affare fatto, acqua a te, 3000. Grazie, che soddisfazione, i minerali sono la mia passione. Forse ragazzi, il tizio dei cocci, che dovrebbe essere in questa città, è un altro tizio. Comunque, è da controllare cosa voglia comprare lui, cosa compra lui. Già. Poi, signora anziana, ognuno ha i propri motivi per viaggiare per fare un regalo. In ricordo di questo nostro incontro, desidero regalarti questo. Breccia! Grazie, non me lo ricordavo. La mossa breccia magnifica l'effetto di riflesso e schermoluce. Ah ah ah, ti sorprende che sappia queste cose? Lo so che ora non sembra, ma da giovane era una combat girl. Ah beh, è ovvio, cioè è normale. Sbaglio pulsante. Breccia ragazzi, non posso assolutamente aspettare la fine dell'episodio per insegnarlo a qualcuno. Devo assolutamente insegnarlo subito. Eccola qua ragazzi. Ho poche MT in realtà, ma ho le migliori sicuramente. Allora, la impara a camminare. Ah, solo cammina. Vabbè, non importa ragazzi, era nel suo moveset finale. Al posto di battiterra finché non trovo terremoto. Oddio. Il suo moveset finale in realtà... Oddio, vabbè, meglio sicuramente breccia di battiterra, perché ovviamente fossa è meglio di battiterra, nonostante colpisca in due turni. Ok che due battiterra sono meglio di un fossa, ma un fossa è meglio perché può shottare. Non ho da comprare o vendere niente, ragazzi, da lui non saprei, ragazzi. Vabbè, sono curiosissimo di vedere, tipo, no, l'MT. Sono curioso ragazzi, sono troppo curioso. Tipo, la pietra tuono la compra a 3000. Ok, la mia volontà è inamovibile, come una roccia. Io sono ineluttabile. Spero che un giorno cambierà idea. E poi cos'altro puoi comprare? Le pietre a 3000 mi sa. Ma la pietra dura per esempio, per tutti i ciottoli 500, che comunque è più alto, perché la si vende a 100. Ok, tante robe che ricordano pietre, quindi forse anche i cocci. Comunque ragazzi, devo dire una cosa importantissima, devo dire, prima che mi dimentichi. Dovevo fare un ringraziamento speciale, in realtà dovevo farlo nello scorso episodio, all'inizio, però mi sono dimenticato. Ed è una menzione speciale a un utente che mi scrive sulla pagina Facebook, anzi nella pagina Facebook, di nome Leonardo. Non è Azer ragazzi, non è Azer, per quanto purtroppo con Azer non ci parlo più, ma non perché abbiamo litigato, assolutamente no. Semplicemente dopo la fine del nostro rapporto con Vega, Altair, eccetera eccetera, abbiamo un attimo preso la nostra strada, ma con lui sono tuttora amico. Ma è un altro Leonardo, dico solo il nome ovviamente perché basta quello, io mi chiamo Andrea quindi posso dire i nomi che voglio, non sono informazioni privatissime, che mi scrive sempre un sacco di messaggi, io li leggo tutti. All'ultimo mi ha fatto i complimenti per, cos'è, mi pare la serie su Bianco, che sta andando molto bene, e lo ringrazio anche di persona nel video, di sicuro non di persona ma nel video ti ringrazio assolutamente.
E dovevo fare questo ringraziamento nello scorso episodio, però mi sono completamente dimenticato, per cui grazie mille Leonardo. E ho da leggere tre commenti, uno del 22esimo episodio e uno del 23esimo. Finora non è arrivato un commento, cioè neanche un commento nel video di oggi, il 24esimo. E leggo quello del 22esimo, che è di Lady Petunia, che è di Emilio Ivaldi, che mi scrive: nel video hai detto che non ci sono Pokémon non di tipo volante che imparano volo, ma invece almeno uno c'è, è Golurk, c'è pure un meme a riguardo. Ed è vero, me lo sono ricordato quando me l'hai detto, solo quando me l'hai detto. Hai completamente ragione, perché lui è tipo un golem particolarmente magico che levita. Non ha levitazione, però comunque vola. Ed è vera questa cosa, c'è pure il meme, hai ragione, ne ho visti parecchio in giro. E mi scrive poi: comunque Belze è sempre bravissimo, grazie mille caro. E poi leggo gli altri due, più avanti leggo gli altri due che sono del 23esimo episodio. Il Pokémon leggendario giunse in soccorso dell'eroe che era partito alla ricerca della verità. Fu così che nacque questa regione. Quando quel Pokémon abbandonò la sua forma terrena, il suo corpo si trasformò in una pietra, il Chiarolite, in attesa della nascita di un nuovo eroe. Ho sentito questa storia da piccolo. Ho capito. Comunque, ragazzi, qui si possono trovare Palpitoad. E infatti ho mandato su di livello, se non mi sbaglio, Atlas e Petunia. Erano al 42 e al 39. Infatti hanno l'esperienza fresca fresca. Tutti gli altri non li ho toccati, ragazzi. Sono a posto. E si trovano Palpitoad, si trovano anche, come si chiama, Stunfisk, il Pokémon di tipo Terra Elettro, se non mi sbaglio. E danno un buon quantitativo di esperienza, ragazzi, tutto sommato. Volevo soltanto mostrarvi i Pokémon. Bello il riflesso. Ah! Sono delle pozzanghere! Ah, ok, vedete Stunfisk, però mi sa che ho perso il mulinello. Lo chiamo mulinello, ragazzi, ecco, scarica, poi mi ricurrerò la squadra. Mi sa che ho perso il mulinello, ma sicuramente magari c'è tanta esperienza, è appunto. Sì, si può fare surf. E Pokémon che si trovano, però devo andare là, mi sa. Sicuramente, ragazzi, d'inverno questa superficie è d'acqua e tutto quanto, anzi, si congelerà. Stunfisk dà un bel po' di esperienza. Sì, lo si può bisciottare tranquillamente, essendo tipo coleottero la terra mi fa normalmente efficace. Però dai, sì, oh madonna quanti Stunfisk, ragazzi non posso resistere. Magari nel frattempo leggo anche gli altri due commenti del 23esimo episodio. Uno è di Striscia l'immondizia che mi scrive: Bezze, puoi citare il mio commento dello scorso video nel prossimo? Cioè, penso che intendesse leggere. E io l'ho letto perché leggo tutti i commenti. Il suo commento era quello che i video di Bianco stanno andando bene. Gli ho risposto dicendo che raggiungono le 100 visual praticamente nei primi 2 giorni, se non il primo. Wow, è fantastico. Ah, tra l'altro sto leggendo i commenti dal nuovo telefono, ragazzi. Ho fatto tutto quanto il trasferimento. Mi mancano ancora da passare foto, canzoni, nonostante ne abbia pochissime sul telefono vecchio per un problema di memoria. Ma sì, raga. Vediamo se riesco. Dai, voglio vedere chi trovo. Ed è Basculin? No, è un altro Stunfisk ma al 20. Che comunque, se riesco a sconfiggere, mi fa salire al 44. A posto. Atlas non deve essere allenato per un po' di tempo. Tossina non mi interessa. E ha raggiunto il 100 di attacco. Va benissimo. È abbastanza basso in realtà. Come valore, ci provo, ragazzi, a sconfiggerlo. Se muoio, GG. Per cui. Ma mi conviene fare velenpuntura a questo punto? No, è di tipo terra. Ah, si è trasformato. Che è successo? Cosa ho usato? Camuffamento? Ah, niente. Però ha perso lo stab, ha perso. Faccio un cambio, dai, Petunia. Quindi penso che intendesse leggere il commento, semplicemente. Comunque, ragazzi, penso proprio che andrò a fare subito la palestra. Sì, perché sto prendendo un sacco di tempo con questa cosa. E non è normale. Allora, io direi di finire di esplorare quest'area qua, che comunque dovrei aver esplorato al 100%. Lì c'è una casa irraggiungibile. Mulini, tanti mulini. Là sopra c'è lo strumento, mi sa. A meno che non sia qua. No, non è qua. Per di qua. Ah, percorso 8. Caspita. Percorso 8. Per di qua si arriva al percorso 8. Ok, allora facciamo così. Utilizzo un repellente. Ed esploro bene bene questa zona. Che sicuramente ho già esplorato, ragazzi. Però sono fatto così, davvero. È un mio difetto e voi mi conoscete benissimo. Allora, tutto quanto fatto qua. Tutto quanto. Atlas non deve essere più toccata. Per qua sotto è bloccato. Ok. Fammi un attimo capire. Ok, quindi si può salire per di qua. Ah, mi sta chiamando un numero, ragazzi. Un attimo. Eccomi qua, ragazzi. Siccome purtroppo sto aspettando delle chiamate importanti e di solito in realtà non mi chiamano così tardi,
ma verso le 11, mezzogiorno, l'una, devo rispondere a qualsiasi chiamata, ragazzi. Non era un numero di quelli che mi aspettavo, infatti, ero sicuro che era la Vodafone, mi pare di averlo detto. Se attraversi la palude ti attaccheranno Pokémon selvatici impauriti. Ok, allora per di qua posso prendermi lo strumento, che è qua. Ed è un Ultra Ball, perfetto, perfetto. Ha due strumenti! Timer Ball, ok. E infatti mi diceva che era in questo quadretto, da là sotto. Comunque, ragazzi, tornando al centro Pokémon, allora diciamo che da qua, praticamente, come se ci fosse una linea immaginaria, qua sotto ho fatto tutto quanto. Quindi ora mi ricuro la squadra, mi metto Petunia per prima, anzi, leggo prima il commento, così poi sto a posto e posso utilizzare il mouse, ed è Dinalchio che mi scrive: comunque, questi tuoi già mi ricordano troppo Tonks, sappilo. Ovviamente non è un male, anzi, sì, in effetti penso di averlo preso da lui quando dico già. Sì. Sì, diciamo che ci sono periodi in cui lo seguo e non mi perdo neanche un suo video. Diciamo che lo seguo a periodi e ogni tanto mi prende, insomma, un po' dei suoi termini, diciamo, un po' della sua parlantina mi rimane impressa. E poi scrive: e il video non è stato assolutamente male, a me è piaciuto, grazie mille, davvero. So purtroppo che ogni video, che ogni tanto qualche video non viene perfettamente, ma voi non vi lamentate mai, anzi. Quindi ora posso tornare ad utilizzare il mouse, a rimettere Petunia per prima. Non mi ricordo di che tipo è questa palestra. Ma è acqua, giusto? Penso di sì. Quindi praticamente dovrei fare faville con Petunia. E devo mandarla al 42. Dovrebbe essere al 42. 78.000 anche, perfetto, sì. E quindi ragazzi, ora tocca a Petunia. Vado direttamente in palestra, ragazzi. Voglio assolutamente finirla adesso, in questo episodio. E ho visto che c'è uno strumento selvatico. E uno strumento. Cosa? Cosa ho detto? C'è uno strumento nascosto. Ah, non posso prenderlo. Serve la neve. La palestra, ragazzi, è per di qua. E la voglio fare subito. Forse di ghiaccio. Silvestro, la maschera di ghiaccio. Vabbè, non importa. Sono forte lo stesso con Petunia. Quindi mando un po' lei e poi faccio un po' a cambio. Ecco, prendi quest'acqua fresca. Ma mi sa che non è più tanto fresca, mi sa che è congelata. Il ghiaccio si può sciogliere con il fuoco oppure distruggere con la lotta, o ancora polverizzare con l'acciaio e la roccia. In effetti è molto debole come tipo il ghiaccio. Cobalt mi ha superato? Assolutamente no. Allora, direi qui di non velocizzare troppo perché ci sono appunto queste robe che mi fanno morire. Per di qua c'è questo allenatore e con Petunia in realtà i marchingegni, questo marchingegno non si muove. Cabchu, ecco, allora, livello 35. Diciamo che devo shottare i Pokémon se voglio. Oh, Cryogonal. Cryogonal è un tancone speciale. Quindi devo cambiare per forza. Il bello è che. Ah, c'ho Lumiere in effetti. Cazzo. Potrei allenare Lumiere, ragazzi. Voglio provare a mandare Pteriarch. Voglio vedere se regge un attacco. Scudo acido. Ah, sì, aumenta anche la difesa fisica. Però comunque Frana dovrei fargli lo stesso parecchio male. Lo sciotta, ragazzi. Lo sciotta. È forte Pteriarch. Cabchu. Allora, rimettiamo Petunia. E penso, ragazzi, di fare tutta la palestra con Chandelure. Sì, con Lumiere. Assolutamente. Poi mando Petunia al 40 con qualche Pokémon selvatico. Ya! Ok, sì, bisogna rifare il cambio, ragazzi. Sì, perché purtroppo non mi sono ancora abituato ad avere Lumiere in squadra. E quindi devo cominciare a sfruttarne il suo altissimo potenziale. E con potenziale intendo l'attacco speciale. Ora, quel pulsante non mi fido proprio troppo ad andarci. Ma devo farlo per forza. Sì, ok. Ok. Quindi, qua è cambiato qualcosa? No, non è cambiato assolutamente niente, mi sa. Perché se io volessi fare così. Se io volessi fare così. Ah! Però c'è lei. Ma ci arriverei lo stesso in ogni caso. Ci arriverei, ragazzi. Eh sì. Ok, dai, tocca a lei adesso. Rimettiamo ricerca strumenti. Ma sì, dai, ormai è a mia abitudine. Vuoi farmi da avversario? Con molto piacere, mia carissima Luciana. Allora, torna il puntatore e vediamo un pirolancio quanto fa Cryogonal. Con tutta quella difesa speciale che ha, mi sa che lo biscotteremo. Quasi però, ragazzi. Quasi. Sciagura. Potevo rischiarmi il geloraggio. Uff, non mi fai niente. Potevo rischiarmi il marchiafuoco, in realtà.
Tanta esperienza. Grande, sei la persona più forte che mi ha mai sfidato. Più forte del capo palestra, quindi. Ora, bellissimo questo passaggio, ragazzi. Basta un passo sbagliato e cadi sotto e muori. Sì, letteralmente. Vabbè, ovvio che è scriptato. Quindi abbiamo dei karateka con Pokémon ghiaccio. Sì, dei cintura nera con Capchu. Capisco che Bertic è, diciamo, come posso spiegare? Come posso spiegare? È abbastanza forte fisicamente, sembra un po' un... assomiglia molto a Beware, per esempio. Quindi che c'ha un qualcosa più trinato speciale, perfetto, del tipo lotta. Impossibile! No, ti ho sconfitto, mi dispiace. Allora, per di qua mi sa che non porta da nessuna parte. Ok, allora andiamo per di qua. Sempre gli allenatori, ragazzi. Prima. Il problema non è mai se puoi o non puoi fare qualcosa, ma solo se vuoi farla. È tutta una questione di volontà, ragazzuoli miei. Tipo, vi dico una cosa, ragazzi. È da 2 settimane circa che sono a dieta, ma a dieta vera, cioè una dieta. Perché lo ero anche. Ho cominciato una dieta anche dopo Natale, ma è durata molto meno. Ed era meno convincente. E per adesso ho perso 3 kg per adesso. Diciamo che è qualcosa. Devo andare là. Ok. Quindi per di qua. E poi per di qua. Perfetto. Scusate se velocizzo, ragazzi, però devo farlo. Cioè, in realtà non è che devo farlo. Per esempio, per di qua, questo ve lo faccio sentire. Ok, era uguale al precedente. Direi che questa è l'ultima fase, ragazzi. L'ultima fase e poi avremo sicuramente il gatto Silvestro. Allora, voglio provare a fare marchiatura. Mi sa che ho detto marchiafuoco prima, ragazzi. Li confondo sempre. Non fallire, ti prego. È molto buona come mossa, ragazzi. La confondo sempre con marchiafuoco, perché marchiafuoco è quella che impara Emboar e riguarda il peso dell'utilizzatore. Praticamente cos'era? Peso bomba, se non mi sbaglio. Dovrebbe essere la variante fuoco di peso bomba, o il contrario, ovviamente. Peso bomba è la variante acciaio. Riproviamo ancora, ragazzi. C'ho 50 e 50, purtroppo. Meglio tenersela per il capo palestra, anche se sicuramente utilizzerò un etere per pirolancio. Non vado indietro, ragazzi. Tantissima esperienza, più 4 in attacco speciale. Gli EVS sono pure giusti. Di Vanillit. Ho il volume un po' troppo basso, in effetti. Perfetto. Ora, scendere per di qua non mi serve a niente. Andiamo per di qua e facciamo la rotolata. Perfetto. Per di qua, per di... Sì, mi conviene. Perfetto. Allenatore. Ok, mi sa che ci siamo, ragazzi. Questo dovrebbe essere l'ultimo. Sono il re del karate. Affronto i miei Pokémon e trema di fronte alle mosse che ho insegnato loro. Io dicevo sempre karate, ragazzi, però se manca l'accento leggo karate. Mi viene da fare così proprio, ragazzi. Non penso di utilizzare l'etere per pirolancio, mi sa. Quanti ne ha lui? Non ho visto. Capchu? Faccio sciagura, ragazzi. Sì, dovrebbe bastare, dovrebbe. No, in realtà non penso. E invece sì, ragazzi. Madonna, quanto è forte. Allenatissimo, anche a perdere. Mi dispiace, Caiccio. Allora, perfetto. Per di qua. Poi così, così. E poi così. E siamo arrivati, ragazzuoli miei. Già. Non mi faccio sentire. Ok. Oh, quello sì che lo farò sentire, ragazzi. Ora, diamo una piccola occhiata alla squadra. Come stai messa? A posto, ragazzi. Non curo neanche Lumiere. Sono veloce. Sono tanto veloce. Abbastanza. Non il più veloce della mia squadra. Anzi, praticamente il più lento. Cazzo, sul serio? E allora, forse farei meglio a curarmi, in realtà. Tanto. Uso un'acqua fresca. Uso quella che mi ha appena dato il tizio, se non si è congelata. No, dai, 21 PS. Meglio di niente. Lari-rari-ario. Silvestre, eccomi qua. Vedo nei tuoi occhi la determinazione a sfidare il capo palestra. Forza, vai! Ok, perfetto. Assomiglia leggermente al fratello di Bang, di Silver Fang di One Punch Man. Me lo ricorda, ma niente di che. Sarebbe bello se mandassi Samurott, il mio Garo. Allora, Pirolancio, dovrei shottare malissimo questo Vanillish, ragazzi, ma proprio malissimo.
Sovralliverò un po' Lumière sicuramente, ma ne vale la pena. Salgo già al 44, dovrei cambiare, ma non lo farò neanche morto, ragazzi. E più 3 in vita, un attacco speciale, mio Dio. Bertic. Bertic è veloce. Cosa può fare, ragazzi? Scagliagelo. Nonostante abbia la natura per meno la difesa, livello 39. Caspita, non voglio rischiare la marchiatura. Sono più veloce, ragazzi. E non ha difesa. Non ha difesa. No, vabbè, ragazzi, cioè, è troppo forte Chandelure. È uno dei Pokémon più forti che esistano. E poi avremo Cryogonal, il suo terzo ed ultimo Pokémon, che faccio marchiatura. Il vero allenamento comincia quando si arriva al limite. Esattamente, Genkai, marchiatura, non fallire. Raggio Aurora, cos'è che mi fa? Velocità o difesa speciale? Non mi ricordo mai. No, niente. E ragazzi, direi che a meno che non rimanga con un punto vita, che comunque la scottatura lo butta giù, abbiamo stravinto. Mio Dio, quanto è forte Chandelure. Niente, ragazzi. E lo manderò su con i selvatici. Tra te e la tua squadra di Pokémon c'è un affiatamento eccezionale e un'amicizia stupenda. Allenatore del cuore impavido, tieni, questa è per te. La medaglia stalattite. Comunque, ragazzi, volevo dirvi anche che tutti i capi palestra, tranne i primi magari, sono di pochissime parole. Cioè, sicuramente a parte, stavo per dire Silvestro, no, Spighetto, Aloè e forse un po' Artemisio, ma non dicono due frasi in croce, al contrario degli ultimi capi palestra, e con ultimi intendo X e Y, Sole e Luna, che comunque non c'ha le palestre, ma tutti parlano un fottio, quindi... Vabbè, 7 medaglie. I Pokémon fino all'80 obbediranno ai tuoi ordini. Tieni queste MT e in bocca al lupo. Alito gelido. Vabbè, non è buono. No, cioè, non è male in realtà. Critta sempre, quindi non bisogna contare che ha 40 di potenza. E alito gelido, con questa mossa il brutto colpo è assicurato. Perfetto, ragazzi. E ora ci godiamo il super scivolo. Good. Allora, ho imparato da Silvestro a essere di poche parole. Perfetto, ragazzi. E sicuramente, beh, era ovvio, cazzo, era ovvio, ragazzi. Mi dispiace se ho parlato, però fanculo. Belze, tua mamma è morta. Scusami, ne parlavo anche con Bel prima. Secondo te sono cambiato da quando abbiamo lasciato assieme Sofio Lieve? Buh. Ho provato a riflettere su cosa voglio fare, su cosa dovrei fare, ma non sono riuscito a darmi una risposta. Sono davvero diventato più forte? O sono solo i miei Pokémon a essere più forti? È tutto così confuso. Su, Comor, non fare così. Quel che conta è che siamo di nuovo tutti assieme. Belze, io sono andato al Pokémon Fan Club. Devo cercare di capire cosa voglio fare, soprattutto di cosa sono capace. Chi c'è? Che modi? Io sono Bel e questo è Comor. Lo so che siete qui. Fatevi vedere. Ah! Lui intendeva con loro, con chi c'è. Bravo, capo palestra di Mistralopoli. Sei degno della tua fama? Come hai fatto a scovarci? Noi che siamo ombre, noi, il trio oscuro. Volevo riferirlo solo a Belze, ma pazienza. Ghiacci sa un messaggio per te, viene la torre Dragospira. N ti aspetta lì, così ti ha detto. Così ha detto. La torre Dragospira? Che significa? Spiegatevi! Era ovvio che sparissero. Voi due! Se siete qui per sfidarmi, allora dovete aspettare. Ora devo andare alla torre Dragospira. Vengo anch'io, e sono le 6, ragazzi, si è inscurito tutto. Pam 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 paranana tattan. La torre Dragospira si trova a nord di qui, se non sbaglio. Ecco, bravi, annatevi. Annatevene, anzi, lasciate. Forse l'ho detto giusto prima, lasciatemi solo con Bell. Oh, io cosa faccio adesso? Mi sa che seguo la corrente e vado anch'io alla torre Dragospira. È qui a nord, vero? Sì, se non mi sbaglio, per di qua c'è solo la torre Dragospira. Appunto, mentre per sotto si va al percorso 8. Ok, ragazzuoli miei, allora, siccome non dovrei sfidare più... appunto, sono le 6, infatti. Siccome non dovrei sfidare più nessun allenatore, controllo un attimo chi devo far salire di livello. Allora, Lumière e Petunia, giusto? Penso di farlo off camera, ragazzi. Cerco di fare più cose possibili in questo episodio.
Anzi, mettiamo il caso che ci sia una lotta da fare dentro una casa, mando già Kamina per primo con il Fortunuovo. C'è un allenatore speciale, qualcosa, qualsiasi cosa, ragazzi. Perfetto. Allora, parliamo con loro. Prima lei. Gira e separa, gira e miscela. Ok, tocca a te. Gira, gira, gira e rigira. Ok, ci do sempre io l'intonazione. Ballate, ballate, oh draghi, ballate! E poi lui. Giorno e notte diventino uno, mai più limiti imposti a nessuno. Ok, vi ricordo che qui c'è uno strumento che non possiamo prendere perché non è inverno. E anche una casa dove non possiamo andare. Dove possiamo andare in realtà. Ok, almeno questa. Ed è il Pokémon Fan Club, abbiamo tutti i Pokémon, perfetto. Direi che sicuramente riuscirò a finire Mistralopoli. Strumento nascosto qua dentro, no, ovviamente. Questo è il Pokémon Fan Club. Vuoi provare a vedere quanta amicizia c'è? Piano, quanta amicizia c'è tra te e i tuoi Pokémon? Sì. Direi, ragazzi, Lumiere, che è l'ultimo che ho preso. Dai, vediamo. Oh, il tuo Chandelure è parecchio affezionato a te. Devi essere davvero molto gentile. E adesso però voglio vedere il primo Pokémon che ho preso, la differenza. Garo. È proprio affezionato a te, sono quasi invidiosa. Ok, questo deve essere il massimo. Cosa? Ugna mugna? Non ho mica capito. E Crocoroc? Gubububub. Va bene. Ahem. Sono il presidente di fan club. Chiama i Pokémon. Che cazzo vuol dire il presidente di fan club? Chiama i Pokémon più di ogni altro al mondo. Buh. È un po' buio in camera mia, ma perché è molto nuvoloso. Se sei un allenatore, anche tu, potresti mostrarmi con quanto amore accudisci i tuoi Pokémon? Sì, bene, che Pokémon vuoi mostrarmi? E ovviamente ti mostro il primo, ragazzi, ovviamente, gli mostro. Oh, quando ho incontrato questo Samurott era livello 5 e ora è livello 44. È cresciuto abbastanza, ben fatto. Ah! Due condividi esperienza. Davvero? Cazzo. È bellissimo, è inutile ma bellissimo. Questo è un ringraziamento per avermi mostrato il tuo amore per i Pokémon. Se sei allenatore anche tu, sì. Sicuramente se gli mostro Garo, non mi dà. Mi hai mostrato un bel esempio di affetto. Continua a accudire i tuoi Pokémon con lo stesso amore. E se gli do invece l'ultimo, Lumiere, anche se non è molto, posso sentire il tuo amore. Grazie, ok. Ok, dai. Serie animata, Belze, giovane allenatore. Terzo episodio, tutti a centro Pokémon per recuperare le forze. Bla 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 bla. E così un anno dopo, 64 volte. Come gli episodi di Vega, sia in inglese che in giapponese. Senza contare gli extra di quella in giapponese. Ora, ragazzi, parliamo con lei. Il Pokémon leggendario Reshiram fece dono all'eroe della propria sapienza e scatenò enormi vortici di fuoco contro chiunque ne ostacolasse il cammino. Da allora i due diventarono inseparabili. Ah! Per i vortici di fuoco. La legione di Unima è stata fondata da genti accomunate dell'ammirazione per l'eroe e il suo Pokémon. Per l'eroe e il suo Pokémon. Ed è cresciuta su questo modello. È così che si racconta da queste parti. Un po' fatti con il culo questi dialoghi, in effetti, in realtà. Già. Ok, manca questa casetta, essenzialmente. Sì. Chissà se conducendo una vita monotona. Pensavo dicesse montana. Monotona, si cade nell'abitudine e si perde la voglia di cambiare. Assolutamente no, ragazzi. Ehi, lo sapevi? Una volta Silvestro ha recitato in un film, mi sa che intende il Pokewood. E i miei occhi, ragazzi, sono stranissimi, sono strabico. Vabbè, devo burpeggiare, aia. Aia, ragazzi, questo mi ha fatto male. Si dice che la Torre Dragospira sia stata creata da una miscela di ideali e verità. Ideali è Zekrom, verità è Reshiram, se non mi sbaglio. È lì da secoli e continua a proteggerci, almeno questo è quello che si racconta. Io adoro Reshiram, sì, buonanotte, Reshiram e Zekrom. Li adoro. C'ho delle statuine del McDonald's che ho preso. Che ho messo, che ho, diciamo, sono alcune delle poche cose del Mac che ho esposte in camera mia. Un giorno ve le mostrerò. E sono davvero belle, ragazzi. Giusto. 417 Pokémon. E 219 allenatori. Ok, pensione 0, ovviamente. Catturato un. Ah, in un giorno ne ho catturati 3. Perché 3? Ah, ok, magari. Sì. Nel giorno che ho preso la doppia Petunia e l'altro Atlas. Eh sì. Uova, zero, ovviamente. Vabbè. E forse abbiamo finito con Mistralopoli, ragazzi. Manca questa. Non ci ho parlato, vero? Una torre eterna che né vento né neve scalfiscono. La sua stessa esistenza sembra avere un significato speciale per la gente. Eh già. Oh!
Quizia. Ah, avevo letto, ragazzi, una piccola cosa. Finisco questa cosa, ragazzi, e poi ho finito l'episodio. Buongiorno, da questa parte, prego. Emozione suspense con Sveglia la mente. Lo sfidante di oggi è questo allenatore. Lo so io. Buongiorno, sfidante. Iniziamo subito con i nostri quiz. Sveglia la mente, azzecca le risposte. Ecco la domanda. Esattia. In bocca al lupo. Domanda. Qual è il Pokémon Gran Piccione? Questo è veramente difficile. Riuscirai a dare la risposta esatta? Aiuto! Aiuto! Il pubblico ti suggerisce di chiedere l'aiuto. Perfetto. Fatemi rispondere. Dovrebbe essere un fezzante, ostia. Eccoti l'aiuto, allora. Indizio. Pesa circa 15 kg. Oddio. Un fezzante così leggero non mi pare. Oh, con un aiuto così non dovresti avere dubbi. È tempo di dare la tua risposta adesso. Qual è il Pokémon Gran Piccione? Ah! Pokémon. Oh, ragazzi, io ci provo. Ma un Fezzant così leggero non mi pare. A meno che non sia Tranquil. Ci provo, ragazzi. Eh no, un attimo. Come faccio a dare l'ok? Ho sbagliato. No, peccato. Risposta sbagliata. Oh, peccato. Bel tentativo. Eh sì, ci è mancato poco. Ecco a te per di consolazione. Un antiparalisi. Ok. Emozione suspense con Sveglia la mente. Arrivederci a domani. A domani, cazzo. Non vedo l'ora di andare in TV. Ah, capisco. Ti piacciono i quiz televisivi? Ah, mi sa che era Tranquil, ragazzi. Bel tentativo. Mi sa che era Tranquil. Un po' troppo leggero un Fezzant per pesare 15 kg. Ha provato a scappare senza successo 27 volte. Ah, quando volevo scappare da quei cazzo di Basculin. Va bene, ragazzi. Vado a curarmi la squadra, anche se in realtà mi sa che non serve a niente. Controllo se ho qualcos'altro da fare qui a Mistralopoli, ma dovrei aver fatto tutto quanto. Sistemo mosse, strumenti, eccetera. Mando su di livello gli altri due. E basta, ragazzi. Al prossimo episodio, ragazzi. Quante volte ho detto ragazzi? Ciao a tutti, ragazzi.